Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare del campionato del mondo di calcio del 2026 che si svolgerà tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, un torneo che vedrà la sua formula allargata a 48 squadre che saranno suddivise in 12 gruppi da 4 squadre che poi promuoveranno le migliori 32 al turno successivo. In pratica le prime due più le 8 migliori seconde accederanno ai sedicesimi di finale, una formula quindi completamente rivoluzionata che permetterà a tante nazionali di accedere al campionato del mondo. Vediamo a che punto sono i gironi di qualificazione, iniziando dal Sud America che non ha avuto cambiamenti dal nostro ultimo appuntamento. Infatti non si sono giocate partite di qualificazione. Ribadiamo la classifica che vede in testa l'Argentina con 15 punti, seguita dall'Uruguay con 13, Colombia 12, Venezuela 9, Ecuador 8, nonostante i 3 punti di penalizzazione per vecchie vincenti di giocatori non eleggibili per la nazionale, Brasile a quota 7, Paraguay e Cile a 5, Bolivia 3, Perù 2. In questo girone di qualificazione le prime 6 accederanno direttamente alla fase finale del mondiale, la settima accederà agli spareggi intercontinentali. Come già detto nelle scorse puntate, una formula che ha lasciato un po' perplessi tutti gli addetti ai lavori, in quanto su 10 squadre, 6 qualificate, la settima ai spareggi, un totale di 90 partite per eliminare solamente 3 squadre, quindi un girone un po' particolare questo sudamericano. Andiamo al continente asiatico, 46 le squadre che hanno iniziato la fase di qualificazione, siamo arrivati al secondo turno dove c'erano 36 squadre che erano state suddivise in 9 gruppi da 4 squadre. Le prime due hanno avuto accesso alla terza fase di qualificazione. Alla fine saranno 8 le squadre qualificate più una che accederà agli spareggi intercontinentali. Vediamo come si sono conclusi i gironi di questo secondo turno. Nel gruppo A dominare è stato il Qatar con 16 punti, seguito dal Kuwait con 7, che quindi queste due squadre si qualificano al turno successivo. Eliminate l'India e l'Afghanistan a quota 5, ancora una delusione per un paese come l'India, un paese da 1 miliardo e passa di abitanti, che però non riesce nel calcio a emergere. Gruppo B, col Giappone, che ha dominato il girone a punteggio pieno con 18 punti, seguito dalla Corea del Nord a quota 9. Eliminata invece la Siria, che bene aveva fatto in realtà nell'ultima campagna di qualificazione mondiale, mancando di poco l'accesso alla fase finale, Birmania che chiude con un punto. Nel gruppo C, anche qui passaggio del turno abbastanza agevole per la grande favorita, la Corea del Sud con 16 punti, seguita dalla Cina con 8, che arriva a pari punti con la Thailandia, ma per un solo gol di differenza rete ad avanzare al turno successivo è la Cina, eliminata la Thailandia, Singapore, che chiude con un solo punto. Nel gruppo D, Oman 13 punti, Kirghizistan quota 11, passano il turno, eliminata la Malaysia con 10 punti, chiude il gruppo Taipei cinese con 0 punti. Nel gruppo E, tutto facile per le qualificate, Iran e Uzbekistan che chiudono largamente in testa con 14 punti, chiudono Turkmenistan e Hong Kong con soli 2 punti. Nel gruppo F, anche qui una squadra che chiude a punteggio pieno, l'Iraq con 18 punti, seguita un po' a sorpresa dall'Indonesia con 10 punti. Sembrava favorito in questo gruppo il Vietnam, che però chiude terzo con 6 punti, in coda le Filippine con un solo punto. Gruppo G, anche qui tutto facile per le due qualificate, Giordania e Arabia Saudita, che chiudono in testa con 13 punti. L'Arabia Saudita, ricordiamo, allenata dall'ex CT azzurro Roberto Mancini, eliminate Tagikistan con 8 punti e Pakistan che chiude con 0 punti. Gruppo H, Emirati Arabi in testa con 16 punti, Bahrain con 11 punti, qualificate, eliminate da come previsione Yemen con 5 punti e Nepal con un punto. Gruppo I, chiuso in testa dall'Australia, anche lei a punteggio pieno con 18 punti, seguita dalla Palestina con 8, eliminati invece il Libano con 6 punti e il Bangladesh chiude con un solo punto. È stato sorteggiato già il sono stati già sorteggiati i raggruppamenti della terza fase di qualificazione del continente asiatico, 18 squadre suddivise in 3 gruppi da 6 squadre. Le prime due di ogni gruppo accederà alla fase finale del mondiale, mentre le squadre che andranno al terzo e quarto posto accederanno al quarto turno di qualificazione, eliminate invece le ultime due di ogni gruppo. Vediamo come si compongono questi gruppi del terzo turno. Il gruppo A vedrà in scena Iran, Qatar, Uzbekistan, Emirati Arabi, Kirghizistan e Corea del Nord. Gruppo B, che vedrà Corea del Sud, Iraq, la Giordania, Oman, Palestina
e Kuwait, l'ultimo gruppo, il gruppo C, vedrà Giappone, Australia, Arabia Saudita, Bahrain, Cina e Indonesia. Ripeto, le prime due di ogni gruppo accederanno al mondiale, le terze e le quarte all'ultimo turno di qualificazione, eliminate invece le ultime due di ogni girone. Si chiude qui, quindi, il racconto del continente asiatico. Passiamo a un altro continente, la CONCACAF, il Nord e Centro America e Caraibi. Le 32 squadre che hanno avuto accesso alle qualificazioni sono state ridotte a 30 dopo i primi turni di qualificazione. Le 30 squadre sono state suddivise in 6 gruppi da 5 squadre che vedranno poi le prime due di ogni gruppo accedere al turno successivo. Alla fine saranno 3 le qualificate al mondiale più 2 ai spareggi intercontinentali. Uno che è riservato ad ogni continente tranne l'Europa e il secondo che è riservato a una squadra del continente organizzatore, in questo caso proprio quello nordamericano. Vediamo quindi le classifiche di questi gruppi, che sono gruppi di sola andata, quindi ogni squadra affronterà le altre 4 una sola volta, 2 partite in casa e 2 partite in trasferta. Le prime 2, come detto, accederanno al terzo turno di qualificazione. Il gruppo A vede in questo momento l'Honduras in testa con 6 punti, seguita da Cuba e Isole Cayman con 3 punti, Antigua e Barbuda e Bermuda hanno un solo punto. Nel gruppo B, Costa Rica in testa con 6 punti, Trinidad e Tobago 4 punti, St. Kitts and Nevis 3, Grenada 1 e Bahamas 0. Gruppo C, con Curaçao e Haiti in testa con 6 punti, St. Lucia e Aruba 1, Barbados chiude con 0 punti. Gruppo D, in testa ci sono Nicaragua e Panama con 6 punti, seguite dalla Guyana con 3, Monserrate e Belize hanno 0 punti. Gruppo E, la Guatemala e la Giamaica hanno 6 punti, la Repubblica Dominicana 3, Dominica e Isole Vergini Britanniche, una squadra che proviene dal preliminare, hanno 0 punti. Il gruppo F, Suriname in testa con 6 punti, Porto Rico ed El Salvador 4 punti, invece poi San Vincent e Grenadine e Anguilla hanno 0 punti. Anguilla anch'essa una squadra proveniente dal turno preliminare. Come detto, le prime due accederanno al terzo turno di qualificazione. È un girone di sola andata, si sono svolte 2 partite, le altre 2 si svolgeranno l'anno prossimo. Passiamo ora al continente africano, 54 le squadre ammesse a questo turno, girone di qualificazione, poi ridotte a 53 in quanto l'Eritrea si è ritirata all'inizio delle qualificazioni. 9 gruppi da 6 squadre, uno ovviamente composto da 5 perché manca l'Eritrea. Alla fine saranno 9 appunto le qualificate al mondiale, la prima di ogni girone, mentre il posto riservato alla squadra che avrà accesso agli spareggi intercontinentali se lo giocheranno le migliori 4 fra le seconde classificate. Vediamo com'è la situazione nei gruppi africani dopo che si sono svolte 4 partite sulle 10 totali. In testa al gruppo A c'è l'Egitto, la grande favorita di questo gruppo, con 10 punti. La Guinea-Bissau segue al secondo posto con 6 punti. Poi Burkina Faso e Sierra Leone hanno 5 punti. Etiopia 3 e Djibouti 1, che chiudono il raccoppiamento. Gruppo B, in testa c'è il Sudan con 10 punti, seguito dal favorito Senegal con 8 punti. Poi seguono la Repubblica Democratica del Congo con 7, Togo 3, Sudan del Sud 2 e Mauritania 1. Il gruppo C, il gruppo più equilibrato, vede in testa 3 squadre, Ruanda, Sudafrica e Benin con 7 punti, il Lesotho a quota 5, la Nigeria fatica in questo raggruppamento, la Nigeria di Osimhen, Lukman, ha solo 3 punti dal penultimo posto, quindi a rischio eliminazione. In coda lo Zimbabwe ha solo 2 punti. Il gruppo D, in testa il favorito Camerun con 8 punti, la Libia e Capoverde hanno 7 punti, Angola 6, Mauritius 4 ed Eswatini 0 chiudono il raggruppamento. Il gruppo E, gruppo monco se vogliamo così dire, composto da solo 5 squadre, vede in testa il Marocco con 9 punti, la Tanzania segue a 6, Niger e Zambia 3, e chiude il Congo con 0. L'Eritrea, come detto, è ritirata. In questo gruppo ci sono squadre che hanno giocato solo 3 o 2 partite. Passiamo al gruppo F, in testa c'è la Costa d'Avorio, campione d'Africa nell'ultimo torneo continentale con 10 punti, seguita dal Gabon con 9 punti, poi Burundi 7, Kenya 5, Gambia 3, chiudono le Seychelles la quota 0. Gruppo G, in testa ci sono Algeria e Mozambico con 9 punti, poi Botswana, Guinea e Uganda 6 punti, all'ultimo posto la Somalia con 0. Gruppo
H, Tunisia in testa con 10 punti, seguita dalla Namibia con 8, Liberia 7, Malawi 6, Guinea Equatoriale 3 e Sao Tomé e Principe a quota 0. Infine il gruppo I, l'ultimo, vede in testa a sorpresa la coppia Comore-Ghana con 9 punti, poi Madagascar a quota 7, Mali a quota 5, Repubblica Centrafricana a quota 4 e Chad a quota 0. Ribadisco il regolamento: la prima di ogni raggruppamento accede direttamente al mondiale, mentre tra le 9 seconde le migliori 4 accederanno agli spareggi per eleggere la squadra che poi affronterà il turno degli spareggi intercontinentali. Ci sono ancora due continenti che devono dare via alle loro qualificazioni: una è l'Oceania, con 11 squadre che parteciperanno, di cui una avrà accesso diretto al mondiale, ed è la prima volta per il continente dell'Oceania che avrà accesso al mondiale, mentre una seconda squadra avrà accesso agli spareggi intercontinentali. Le qualificazioni per l'Oceania inizieranno nel prossimo mese di settembre, mentre per quanto riguarda l'Europa, le 55 federazioni europee, ammesso che possa partecipare anche la Russia, che in questo momento è squalificata, altrimenti saranno solo 54, si giocheranno 16 posti al mondiale a dispetto dei 13 dell'ultima edizione. 12 saranno riservati alle squadre che vinceranno i 12 raggruppamenti in cui saranno suddivise le squadre europee, che saranno di 4 o 5 squadre, mentre gli ultimi 4 posti saranno per gli spareggi, che, a cui accederanno le 12 seconde dei gruppi di qualificazione più le 4 migliori squadre della prossima Nations League, che non avranno avuto accesso alla mondiale direttamente dai gironi di qualificazione. 16 squadre che si contenderanno gli ultimi 4 posti al mondiale. Bene, si chiude qui questa puntata riservata alla Coppa del Mondo 2026. Se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!